basta discutere sulla linea delle Cy Young. Il nuovo crossover Tivoli, infatti, deve essere uscito dalla matita di un disegnatore molto più vicino ai gusti europei. I modelli del marchio coreano sono sempre stati solidi e affidabili, assemblati all'inizio anche con meccanica Mercedes, ma l'estetica era molto lontana da quelle cui ci hanno abituato le auto prodotte nel vecchio continente. Con Tivoli l'impatto è invece molto migliore già al primo sguardo. Migliorata la qualità degli assemblaggi e la cura nella costruzione, a cominciare dalla doppia guarnizione impermeabilizzante sulla chiusura delle portiere. Tutta la tecnologia di bordo ha subito un salto di qualità e quantità, infatti, a partire dal programma di stabilità, poi l'antiribaltamento, l'assistenza alla frenata e alla partenza in salita e perfino il monitoraggio costante dall'interno della pressione pneumatici. Diverse le soluzioni proposte anche per i cerchi, con diametro a scelta tra 16 e 18 pollici. È molto razionale e ben vivibile la volumetria interna, in grado di accogliere comodamente 5 persone e un vano bagagli di 423 litri, che può arrivare fino a 1115, abbattendo gli schienali posteriori. Estetica gradevole, dicevamo, con 8 tinte a scelta e la possibilità di preferire soluzioni bicolori. Il mercato italiano dovrebbe assorbirne almeno 2.500 unità già da quest'anno, aiutato dalla politica dei prezzi, mantenuti ai livelli cui il marchio coreano ci ha abituati fin dal suo debutto sui mercati occidentali. Il Tivoli è disponibile nei 3 allestimenti, Start, Go e B, con un listino che parte da 15.950 euro e arriva al massimo a 28.350, ripartito con scaglioni di 1.800 euro per passare da una versione a quella superiore e da una motorizzazione all'altra. Massima poi la flessibilità per Tivoli, che si può scegliere a trazione anteriore o integrale, con cambio manuale o automatico, sempre a 6 rapporti, e abbinando la soluzione preferita al motore più vicino alle proprie esigenze. Quanto al 1.6, sempre Euro 6, è disponibile con alimentazione benzina o GPL, con 128 cavalli o turbo diesel 115, e quest'ultimo con turbina a geometria variabile per un'erogazione di coppia ideale già ai bassi regimi. Su strada il comportamento è sincero, le reazioni prevedibili, aiutate anche dalle dimensioni compatte e dalle pronte reazioni dello sterzo, assistito elettricamente e gestibile attraverso le modalità normale, comfort e sport.